Ma è una guerra quella che sta avvenendo nel settore cripto tra Ethereum ADA DOT e tutta la struttura degli smart contract. Ethereum sta soffrendo contro le competitors, contro i rivali. ADA tira fuori i denti, inizia a macinare un pochettino di news che sono positive, quindi sembrerebbe aver iniziato una sua attività un po' più evoluta, e al momento i mercati forse la stanno premiando. Potrebbe quindi essere una cripto che per i prossimi mesi ci lascerà di stucco. E quali sono, tra le altre cose, gli altri progetti, soprattutto quelli legati magari ad alcuni settori come Solana, che stanno facendo molto bene? Oggi andiamo a vedere quelle che sono le 5 criptovalute che si stanno comportando strabene contro Bitcoin. Andremo a cercare di capire se potrà continuare questo trend. E quindi top 5 criptovalute per marzo 2021, ma anche un po' di più. Prima di andare avanti, come sempre, ragazzi, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi i pollicioni perché mi date una mano con questi video. Oggi facciamo di nuovo analisi di questi progetti, non da un punto di vista di analisi fondamentale, quindi analisi del progetto, di quello che fanno e di quello che non fanno, ma soltanto da un punto di vista di analisi tecnica, come sempre andiamo a fare. Cerchiamo di capire quindi non le nostre idee, ma quello che pensa il mercato e se il mercato sta premiando o meno questo criptovalute. Mi interessa ovviamente andare a farvi vedere delle peculiarità anche relativamente a ADA e poi andare a capire un po' il quadro anche generale, perché non lo vedremo alla fine di questo video, il quadro generale delle altcoin contro Bitcoin, perché è un po' strano, ragazzi, un po' frastagliato, oserei dire. Ok, allora andiamo avanti, ragazzi. La prima criptovaluta che andiamo a guardare oggi è Binance. Binance è il Binance Coin, è la criptovaluta che negli ultimi giorni ha fatto i numeri, ma è semplicemente una specie di illusione ottica. Oggi vi faccio capire perché. In realtà Binance Coin ha fatto veramente i numeri, questo è innegabile, ma non nei confronti di Bitcoin, lo ha fatto nei confronti del dollaro, perché semplicemente era rimasta indietro rispetto alle competitors. Adesso vi faccio vedere, per esempio, il grafico che è di Binance, e andiamo subito a capire questa particolarità. Allora, questo è il grafico di Binance contro Bitcoin. Adesso andiamo a vedere sia Binance contro Bitcoin che Binance contro USD e ci rendiamo conto di questa particolarità, ragazzi. Allora, Binance contro USD, ancora una volta un grafico iper rialzista che ha iniziato, diciamo, la sua fase di grande rialzo da fine mese di gennaio. Indubbio il fatto che la messa in atto della Binance Smart Chain, che è forse negli ultimi mesi, da un punto di vista di adoption, è una rivoluzione assolutamente utilizzabile, assolutamente intelligente. Quindi nessuno mette in dubbio che questo grande investimento di Binance stia dando i profitti. Insomma, si evince anche dalla quotazione del suo utility token, anche perché semplicemente BNB è molto utilizzato, quindi per questo, diciamo, c'è, diciamo, questo ecosistema intorno e quindi si va a sovrapprezzare. Però è anche vero che nei mesi scorsi BNB non aveva assolutamente performato come Bitcoin, come le altre top criptovalute, e quindi sul grafico questo è anche abbastanza visibile, perché dai minimi di marzo il rialzo di BNB fino a gennaio non era stato entusiasmante, sia in termini di USD che in termini, diciamo, contro Bitcoin. Poi da qui ha fatto il botto e fin qui, diciamo, non ci piove. Però se andiamo a guardare BNB contro Bitcoin, ci rendiamo conto di una particolarità. Sì, dalla gennaio ha preso una grande forza anche contro Bitcoin e si è portato ai massimi storici contro il re delle cripto, ma non l'ha superati. Questo perché BNB nei mesi scorsi rispetto a Bitcoin aveva avuto un trend tutt'altro che positivo. Infatti aveva un trend tendenzialmente laterale ribassista, anzi quando Bitcoin ha iniziato ad accelerare BNB non ha seguito per niente, tant'è vero che da novembre in poi BNB contro Bitcoin ha iniziato una fase di declino importantissima fino a toccare un minimo rilevante. Questo proprio a indicare
che la utility token di Binance non seguiva i rialzi delle cripto da novembre in poi, ha recuperato da gennaio. Quindi da gennaio ha fatto questo super pump classico anche di questo tipo di criptovalute. Lo possiamo vedere anche se andiamo a guardare, per esempio, quello che aveva fatto da novembre a 2018 a marzo 2019. Stesso identico atteggiamento di super pump contro le cripto, ma tutto sommato è arrivato ad un livello di prezzo che era il suo standard, cioè ha toccato il massimo storico contro Bitcoin, l'ha superato poco poco, poi è ritornato indietro, adesso sta cicischiando contro il massimo storico. In pratica, ragazzi, cosa è successo? Ha recuperato il terreno contro il re delle criptovalute. Allora, Binance continuerà a salire, è un utility token. Questo tipo di discorso va messo in considerazione. E gli utility token, ragazzi, sono un po' particolari perché affrontano queste fasi di pump and dump, oppure poi si fermano, quindi dopo un grande rialzo si fermano per lunghissimi periodi a cincischiare, a fare trading range. Quindi sostanzialmente, se la FOMO dovuta alla Binance Smart Chain e tutto quello che è la struttura è finita e finisce un po' così, probabilmente l'exchange, quindi il BNB dell'exchange Binance, la coin dell'exchange Binance, si fermerà da questo rialzo, inizierà magari una fase più normale, magari non dico che scende, ma magari fa una cosa del genere, uno standard, un po' come aveva fatto anche negli anni passati. Questo proprio grazie al fatto che magari ha raggiunto un livello anche un po' troppo alto, forse per mantenere accettabili, diciamo, tutte le transazioni della Binance Smart Chain. Io credo che il prezzo di BNB in questo momento sia fortemente legato a quel tipo di discorso, quindi anche un eventuale competitors che dovesse uscire fuori per il problema, ovviamente tutto questo nasce dal problema delle gas fee di Ethereum, ragazzi, ok? Quindi nel momento in cui un competitors dovesse uscire fuori, probabilmente BNB ne soffrirebbe. Previsioni per il lungo periodo restano rialziste perché ovviamente il trend è rialzista, quindi seguiamo il trend, però da un punto di vista logico non so se questa coin continuerà questa sua fase di ascesa, perché secondo me ha già dato tanto dal punto di vista di stupore. Ovviamente, se la BSC continuerà ad essere importante, sì, addirittura riverserà a essere leader magari di questo mercato fino a quando non si sbroglia la tasse TH2.0, e allora, ragazzi, probabilmente assisteremo ancora a rialzi. Ma fino ad ora quello che è successo su BNB sembra strano, è semplicemente un recupero dei livelli di massimo storico su Bitcoin e basta, anche se sembrava chissà che cosa avesse fatto. Simpatico, eh? Altra cripto, la seconda che a me piace tanto, diciamo, per il proseguo dei prossimi mesi, è Solana. Di Solana ne avevo già parlato a dicembre, e ne ho parlato in diversi video, era tra le mie cripto preferite ed è entrata anche nel mio portafoglio di criptovalute, il DeFi High, l'ho chiamato così, che però, ragazzi, sta per subire una modifica leggera da alcuni punti di vista, perché secondo me alcune coin hanno invertito il trend Bitcoin, quindi non ho intenzione di continuare a tenerle. Allora, dov'è Solana e cosa sta succedendo? Intanto confrontiamo sempre il grafico contro Bitcoin. Solana è assolutamente in trend rialzista contro Bitcoin. L'accelerazione degli ultimi 3 giorni è stata notevole e questo probabilmente spingerà questa coin a stare un po' ferma o anche soffrire, però probabilmente nei prossimi giorni. È arrivata anche a dei livelli di massimo importanti contro Bitcoin, perché ha questa fascia di prezzo che dobbiamo tenere in considerazione, perché se rotta questa fascia di prezzo contro Bitcoin, sicuramente darà un'ulteriore fase di accelerazione a questo progetto. Progetto che è assolutamente interessante anche perché in questi ultimi giorni si stanno riversando una serie di notizie positive di progetti che utilizzeranno Solana, e quindi da tenere assolutamente sotto controllo. Tutto sta girando un po' come che erano le previsioni da dicembre, quindi assolutamente, secondo me, continua ad essere una coin da tenere sotto controllo. È arrivata a livelli importanti contro Bitcoin, teniamo a mente questi livelli. Trend is your friend ancora in questo caso. È molto importante anche che si porti al di sopra di questa zona di resistenza. Se lo fa, amen, vuol dire che continuerà la sua fase di ascesa. Quindi Solana, seconda cripto che entra nelle mie top 5 per il mese di marzo. E siamo alla terza. La terza è Dot, Polkadot, perché
che negli ultimi periodi ha fatto anche qui i numeri, incomincia la concorrenza di questi progetti, anche se DOT non è proprio un concorrente di Ethereum, però ragazzi, spesso percepito in questo modo. Contro Bitcoin ancora un trend positivo, nonostante i periodi degli ultime settimane non proprio floride per alcune criptovalute, alcune altcoin, alcuni progetti piccoli. Soprattutto mi è piaciuto l'atteggiamento del superamento dei massimi storici sul grafico di Binance, poi il retesting di questa zona e poi nuovamente una fase di up. Non a grafico, quindi siamo in price discovery per quanto riguarda il grafico contro Bitcoin, quindi seguiamo le medie mobili, in questo momento ci indicano trend positivo. DOT potrebbe ancora stupire secondo me, ma tanto in cantiere, quindi perché no, potremmo assistere ad una continuazione di questa fase positiva contro Bitcoin. Attenzione però se riscende al di sotto di questo livello blu che vedete, e soprattutto se rompe le medie mobili, a quel punto sarebbe molto molto pericolosa. Quindi terza coin delle top 5, c'è poco da dire perché in questo caso il trend è assolutamente pronunciato. L'unica neo forza di questa coin secondo me ancora a poco storico, quindi a poca storicità contro Bitcoin, però sempre terza coin delle top 5. Quarta coin è ADA, e su ADA ragazzi dobbiamo fare una serie di ragionamenti, quindi siamo arrivati al cuore del video, perché ADA ha due grafici da andare a guardare, uno è quello contro Bitcoin e l'altro è quello contro ETH, perché quello contro ETH è assolutamente molto rilevante. Ve l'ho accennato già nella live che ho fatto 2 giorni fa, oggi andiamo a vedere invece quello che sono proprio l'analisi tecnica di questo grafico. Secondo me in questo momento è la top 4 delle top 5 coin per il marzo 2021, però ragazzi io in questo momento la tengo al pari con Solana come tra i miei progetti preferiti in termini di investimento. Voi sapete bene che io non parlo mai di progetti, in questo caso preferiti in termini di struttura di informatica e quant'altro, ma semplicemente di investimento in momentum, quindi qui stiamo guardando il momentum della coin, non altri tipi di ragionamenti. Allora, Cardano contro Bitcoin, assolutamente positivo, rompe un livello molto importante contro Bitcoin, perché indica anche una inversione da un punto di vista di lungo periodo del trend che aveva avuto contro Bitcoin negli anni scorsi dal 2018. Questo trend fortemente ribassista è stato invertito per la prima volta nei giorni scorsi, perché la coin è riuscita a superare i due livelli importantissimi di massimi, che erano quello del luglio del 2020 e quello dell'aprile del 2019. E sono stati entrambi superati in questi giorni, e proprio nella giornata di oggi sta praticamente confermando questo rialzo, quindi si appresta probabilmente ad arrivare a questo scoglio che è la prossima resistenza, ma soprattutto è da un punto di vista di analisi tecnica, ha invertito il trend di lungo periodo contro Bitcoin, contro il re ragazzi, che ha fatto massimi storici proprio pochi giorni fa, questo è da dire. Quindi è una coin assolutamente che sta iniziando una nuova fase, una nuova fase che noi riusciamo a ricavare anche da questo grafico, che è il grafico contro ETH, grafico estremamente rilevante. Ho già fatto vedere questo grafico diverse volte in Academy, ho avvisato nei giorni scorsi, eravamo più o meno qui in questa zona qui, questa coin andava sovrappesata nei portafogli, così è stato fatto probabilmente sia nel mio portafoglio ma anche in quello degli altri. E poi soprattutto il break di questi livelli contro ETH sanciscono quella che è una fase estremamente positiva, quindi il mercato in questo momento dice che ADA può dare del filo da torcere ad ETH, e lo indica con questo break consistente a questa fase rialzista. Se questa cosa continuerà, durerà o meno, ovviamente andrà vista nei prossimi mesi, e questo credo che sarà una questione confermata solo laddove ADA poi effettivamente inizierà anche lei ad avere un senso da un punto di vista di adozione di smart contract, di progetti che si andranno a sviluppare. Se succede quello, teniamola in considerazione, l'ho già detto da più di un mese, perché i problemi di ETH ci sono ragazzi, e quando un
leader si blocca per un problema tra l'altro preesistente, quindi potevano aggiornarsi prima. Se succede una cosa del genere, i competitors vanno a mangiare il terreno che c'era di spazio. Questo è giusto, fa parte della competizione, fa parte anche della evoluzione del settore, tutto corretto. Qui bisogna vedere se c'è dietro soltanto speculazione oppure anche qualità, anche qualcosa che bolle in pentola. Così sembrerebbe, a dire la verità, ragazzi. Quindi Ada entra fra le top 5, secondo me è la, tra la prima e la seconda sul podio, sicuramente insieme a Solana, ma assolutamente è la quarta coin che entra nel portafoglio di top 5 altcoin per marzo 2021. Non ve l'aspettavate questa, ragazzi? Tra le altre cose, fatemi anche sapere cosa ne pensate voi, se avete messo ADA oppure non vi piace, perché a moltissimi non piace questo progetto per diversi atteggiamenti. Io come sempre seguo il momentum dei grafici e il momentum indicava long già da un po' di tempo, ragazzi. Quindi niente, siamo long e si continua a stare long su questo progetto. Andiamo alla Dulcis in Fundo, un progetto super nuovo che volevo farvi vedere oggi, che è FTM. Andiamo a guardare questo grafico di FTM contro Bitcoin, ma ve lo dico già da subito, c'è pochissimo da guardare. Questo è un progetto giovane, sta facendo molto bene sul web, ragazzi, andatevi a studiare tutte le caratteristiche che sta mettendo in atto. Poi però il problema è sempre uno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Allora, questi tipi di atteggiamenti che sono inequivocabili, questo è un grafico contro Bitcoin e andiamo a vedere anche un range importante in termini di prezzo, perché dalla febbraio in pochissimi giorni ha sparato più 380% contro Bitcoin. Inutile che vi ripeto che io non investo in coin del genere, semplicemente per il problema che troppo veloci queste fasi rialziste a me non piacciono, quindi preferisco, per la mia logica di investimento, andare a posizionarmi su progetti leggermente meno speculativi. Questo sempre perché non ho già l'FTM, quindi non ho Phantom in portafoglio, altrimenti se lo avessi avuto e l'avessi preso prima, insomma, ne sarei felice. Però in linea di massima il break dei massimi del 2020 di settembre ha indicato, break confermato in chiusura della giornata il 21 febbraio, ha dato il là a questo rialzo mostruoso nei confronti di Bitcoin. Ovviamente ancora una volta guardate come l'analisi tecnica incida in maniera inequivocabile su questo tipo di atteggiamento. Ovviamente in coincidenza magari anche di news positive eccetera, però se non si conoscono magari i progetti attentamente è impossibile seguirli uno per uno. Guardate come è passato il break confermato in close dei massimi della coin contro Bitcoin a dare il via a questo exploit. Top 5 FTM entra fra le mie coin e andrà monitorata, ma io su questa non ho investimenti, su tutte le altre invece sì, ve l'ho già detto. Quindi se dovessi fare una classifica finale, io direi ADA, Solana, poi direi BNB, poi direi DOT e poi FTM, ma non perché non merita, il progetto merita, solo che da un punto di vista di investimenti entrare su una coin che ha fatto 380% su Bitcoin, no ragazzi, è un po' troppo. Va bene, allora abbiamo visto quelle che sono le top 5, la struttura della dominance non riesco a farvela vedere perché il video è già arrivato a una lunghezza enorme, ma la vedremo comunque nei prossimi video. Quello che vi posso dire in questo momento è che la dominance di Bitcoin contro le altcoin in una fase estremamente volatile, una fase in cui sta decidendo un po' dove andare il mercato, Bitcoin detterà legge nei prossimi giorni, quindi state incollati al canale iscrivendovi, ragazzi, mi raccomando, perché avremo la close del mensile se non l'ha già fatto, poi abbiamo la close dell'annuale forse a marzo, ma comunque marzo mese stra importante. Lo scopriremo fra poco e nei prossimi giorni vi dirò anche perché. Ciao a tutti!